Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Stefano. Nuova avventura dalla Sardegna durante le vacanze estive. Stamattina mi sono svegliato presto, sono diretto a Bruncuspina. Ho parcheggiato la macchina qui, non si può proseguire oltre quel cancello perché c'è il divieto. Preparo la mia attrezzatura, tiro fuori le radio e vado in direzione degli impianti di risalita. Sono già stato qui quando avevo realizzato il video a Punta la Marmora, ero sempre partito da qui, dall'ex rifugio di Bruncuspina. Grandissimo peccato perché è un posto bellissimo. Ci sono anche gli impianti di risalita, la seggiovia. Inizio a salire anche perché verso le 10 dovrei stabilire un contatto radio con delle persone che fanno parte del gruppo PMR nazionale. Quindi devo arrivare in vetta, accendere la radio e anche il CB portatile per provare a fare un QSO. A Bruncuspina, Punta Paolinu, comune di Fondi, sentiero numero 5. E dopo circa un'ora di camminata sono arrivato in vetta a Bruncuspina. C'è un po' di vento. Però il paesaggio è qualcosa di incantevole, è un paradiso. Guardate, guardate che meraviglia. E qui c'è Punta la Marmora dove sono stato l'altra volta quando ho fatto quella bellissima camminata panoramica. Se non avete dato un'occhiata al video, lascerò il link in alto a destra nel menu a tendina.
Allora, ho parlato con me anche la POC Radio dell'Enrico. Vediamo un po' se lo Stefano ci ascolta, se è tornato fuori dalla Sardegna. Eccomi ragazzi, sì, sono in diretta dalla vetta di Bruncus Pina, siamo a 1800 qualcosa metri di altitudine sul livello del mare. Come dicevo poco fa a Luca e anche agli altri ascoltatori, c'è la 4G, sì, qua, c'è la 4G e adesso devo provare a fare un collegamento PMR-CB con due persone che fanno parte del progetto PMR nazionale, il gruppo della Sardegna, quindi faccio un passaggio veloce con voi, poi abbasso il volume della POC e accendo Radio CB. A te Luca. Perfetto Stefano, dai, allora ti lasciamo fare, ci mancherebbe anche quel test, è da lì sicuramente interessante per l'assistenza e ci risentiamo eventualmente dopo, dai, faccio girare subito a Luigi. Sono in collegamento radio con Giacomo. Giacomo fa parte anche lui del gruppo PMR nazionale. Avanti Giacomo da Stefano. Sì, mi ricevi Stefano? Sì, Giacomo, affermativo, ti ricevo forte e chiaro. L'unica cosa è che su di qua c'è un vento che inizia a soffiare un po' forte. Ok, ti dicevo che il CB ce l'ho. Tra qualche minuto vado in macchina che mi devo spostare e andare verso Seulo di nuovo. Ti chiamo anche sul CB magari. Ho chiamato adesso un'altra volta, ma non mi senti più nel PMR. Io ti sento, ma sei tu che non senti a me, Piero. Devi aver cambiato qualche impostazione e non mi senti tu. E approfitto, grazie alla collaborazione di Giacomo, per fare un test con il mio nuovo acquisto, la LAN 42DS con l'antenna telescopica da 1,32 m. Ci sono dei passaggi che riesco a capirti, altri passaggi invece no, capito? È tutto lì il problema. Sì, ho capito, Piero, ho capito. No, magari più tardi, tra un'oretta o due, riesco a montare l'altro. Perché mi devo spostare e fare altra attività da un'altra parte. Capito? Quindi magari dopo ci possiamo anche provare. Ma è Roger, no, e poi c'è anche una cosa, comunque può essere anche il fatto del PMR può essere anche un mio problema. Sì, Giacomo, ti ricevo forte e chiaro sul CB, a te Giacomo. Ok, vedi se ti sente Gian Piero da Villa Sor. Gian Piero, lo senti Stefano? Ho sentito a te Giacomo quando mi hai Stefano che è su a Bruncospina. Stefano, se mi ascolti. Sì, qui è Stefano, io sono in vetta a Bruncuspina, È un piacere parlare con voi, soprattutto per testare il mio Alan 42DS con l'antenna telescopica da 1,32 m. Ci avevo alzato e non ho sentito quello che ha detto Giacomo. Ha detto che lui ti sente bene, si trova su a Bruncuspina con l'Alan 42DS, l'antenna da 1,20 m, è in portatile anche lui. Io mi sto rispostando, Gian Piero e Stefano, sto riandando verso Seulo per salire sul target poi che mi ero prefissato da raggiungere stamattina. Quindi non so Stefano, noi possiamo rimanere in contatto, tanto penso che ci sentiremo per tutto il viaggio, Per te Stefano. Va bene Giacomo, io rimarrò qui ancora un'oretta, un'oretta e mezza. Ho un paio di batterie per la GoPro, quindi posso continuare a fare il video. Un saluto all'altro amico che non ho capito di dov'è che è, perché non conosco io tutta la zona qui, quindi per me le vostre zone sono sconosciute, ma spero un giorno di visitare anche quella zona della Sardegna. Devi avere difficoltà ad ascoltarti, perché solitamente da quella quota dovresti arrivare poi, lì vicino Cagliari. Non sono proprio a Seulo, mi sono spostato qui al paese vicino che è Sterzili, sto adesso scendendo nuovamente da Monte Santa Vittoria, dove c'è la vedetta antincendio della forestale, e sono in macchina in movimento, non so se mi ascolti ancora Stefano. Ti ricevo forte e chiaro. Ok, perfetto, no, anche io ti ascolto ancora Stefano, dai, arrivi ancora bene. Conta che sono in macchina qua,
un po' di zone d'ombra ci sono, ma comunque da quell'altezza riesci ad arrivare tranquillamente. Giacomo, ma che antenna hai montato sulla macchina, a te? Il portatile ce l'ho, ma non è montato in macchina. Qui ho un veicolare con l'antenna montata sulla macchina. Io abito in Francia, Giacomo. Sì, magari parlo spesso la Svizzera perché sono sulla frontiera, però io abito in Francia, precisamente in Franche-Comté. Da casa mia alla Svizzera ci sono poi 15 minuti di macchina. A te. Ah, ecco, ecco, ho capito. Vogliamo fare una prova in FM, Stefano? Va bene, facciamo una prova in FM, vediamo se sul 2FM è libero. Io mi sposto sul 2FM. Ok, 2FM, poi rimaniamo in contatto anche sul PMR, sempre sul canale 2 nel caso perdessimo il contatto. Ok, 2FM, confermato. Ok, passo sul 2FM. Bruncuspina, perfetto, è un bel po' di chilometri da Villasol, io sono a 20 chilometri da Cagliari, quindi è un bel pezzo. Vai Giacomo! Con un portatile, con un antennino da 1,20 m montato sull'apparatino, quindi ci sta che il segnale sia così, ma è già qualcosa che è riuscito ad arrivare da te? Giacomo, se mi stai ascoltando, adesso io ti ho perso, Hai iniziato bene, ti stavo ascoltando, ho capito che Stefano sta andando con un antennino di 1,20 m circa, con un portatile, e quindi, e poi però ti ha coperto il QRM, diciamo, della FM, quindi ti ho perso, non ho capito tutto l'altro. Comunque mi è fatto piacere sentire l'amico Stefano, se riesco a capire da dove moduli tu normalmente, cioè qual è il tuo QRM fisso, adesso oltre ad essere a Bucustina, avanti. Adesso Stefano, ho capito che tu mi ascolti, ho ascoltato il primo pezzo e poi niente, QRM va avanti. Dai, fatti un buon proseguo, statemi bene, un abbraccione. Io torno dove ho lasciato le mie cose e niente, ci teniamo in contatto con Giacomo. Buona giornata, un abbraccione e un saluto a Bruncuspina. Caparogeno, grazie a te, adesso ci ho tirato un po' meglio, ok? Fate buon proseguo e salutone vi cambiate. Ho perso Giacomo, ci sono un po' di interferenze su di qua, ma penso che sia dovuto anche al fatto che qui a Bruncuspina è pieno di antenne. Sono le ore 13.33, direi che è ora di scendere la macchina, anche perché poi ho più di un'ora di strada per tornare a casa dei miei genitori. Un ringraziamento a Giacomo, che era nella zona di Seulo per le prove radio. Abbiamo fatto anche dei passaggi in PMR e c'era Gianluca d'Auristano, ma non ci sentivamo con Gianluca perché eravamo fuori portata. Abbiamo provato sia col PMR che col CB. Bellissima esperienza, è un'emozione portare questi contenuti sul canale. Un saluto da Bruncuspina e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!